Allora, è un mio piacere presentarvi il nostro ospite di oggi, Stefano Quintarelli. Trovate la sua biografia sul sito del corso, vi dico semplicemente due parole. Stefano è un collega ingegnere. No, scienza dell'informazione. Ah, peccato. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Qui ce ne sono molti. Allora, uno dei pionieri internet in Italia, nel senso che è stato uno dei primissimi a offrire un servizio di accesso internet commerciale. Quando è stato? Data? 94. 94. E chi di voi era nato un nonno? Ma oltre a questo, come vi accennavo all'inizio di questa lezione di oggi, il piacere di avere Stefano Quintarelli è che non è soltanto qualcuno che capisce molto molto bene di reti e di internet in particolare, ma qualcuno che capisce, ha sviluppato nel corso degli anni una competenza su tutti gli altri livelli, sostanzialmente veramente su tutti gli altri livelli, molto avanzata, e come vi dicevo da qualche mese si occupa come responsabile, come quello titolato direttore generale del Sole 24 Ore per tutto l'ambito digitale e quindi lato contenuti, e quindi qualcuno che, se devo scegliere qualcuno che in questo corso rappresenta una competenza a tutti i diversi livelli, dalla fibra ottica fino ai contenuti, direi che Stefano è la persona giusta per rappresentarlo. Quindi grazie molto, tra l'altro Stefano è il nostro primo ospite che viene da fuori città, viene da Milano, quindi grazie ancora per essere venuto. Ho cominciato a prendere un vedremo. Funziona, solo se ce l'hai appuntato davanti. Sì. Ti sento se parlo così? Com'è il livello? Di solito sono segnali di carriera. Che non dico così. Purtroppo devi appuntare. Va bene, mi sentite meglio, sì. Più o meno voi siete del 1990, giusto? Io ho cominciato a prendere i primi modem in mano nel 1983, probabilmente, quindi non c'era neanche l'idea vostra. Ma allora, io ho diversi argomenti di cui posso parlare. E ho presentato una scaletta a Juan Carlos che parte sostanzialmente da capire quali sono i principali driver delle trasformazioni in atto, perché è chiaro, cioè, si chiama rivoluzione digitale, quindi qualcosa cambia, ed arrivare fino a temi tipo la neutralità della rete. Io ho un set, cioè slide, ne ho 20.000, vi posso parlare veramente di tutto quello che volete. Se siete più interessati all'editoria o a cosa, me lo dite e io vi metto poi la fine del mio speech. E devo dire, tra l'altro, che mi diverte leggere la vostra mailing list, erano anni che non leggevo una mailing list così frizzante. E qualcuno di voi ha già dato un'occhiata al mio blog? Bravo. Ecco, lui il mio blog tocca appunto tutti questi ambiti qua. Molte delle cose che dico in realtà sono pensieri elaborati. Il mio blog è il primo luogo per me, il mio quaderno degli appunti, è il posto dove mi segno tutte le cose che mi sembrano rilevanti e che accadono, e uso una sintassi abbastanza tipica, pur non usando i tagli perché ci si metterebbe troppo, cioè ci metterei troppo io tutto quel tempo, e poi lo uso per andare a rintracciare le cose. Devo dire che nel tempo si è costruita anche una comunità di persone particolarmente smart e attive che mi danno anche valore, mi segnalano cose. Quindi è uno strumento per me molto interessante. Allora, cominciamo con una battuta. Fare previsioni è difficile, specie sul futuro. Questo qua è un giornale, The Ladies Home Journal,
del 1900 non so cosa, in cui si diceva i telefoni, wireless telephone and telegraph, capite l'inglese? Sì. No. Circuits will span the world. Naturalmente rivolgendosi alle signore, a husband in the middle of the Atlantic will be able to converse with his wife sitting in her boudoir in Chicago. We will be able to telephone to China quite as readily as we now talk from New York to Brooklyn. From New York to Brooklyn. By an automatic signal, they will connect with any circuit in the locality without the intervention of a hello girl. Cioè, questo qua è il periodo in cui c'era la ragazza, no? Mi passa il coso e così. E qui c'era già qualcuno che pensava a quello che è, bene o male, il mondo che, di cui abbiamo esperienza adesso. Ma non è che tutte le cose che vengono previste accadono, anzi la maggior parte non accadono. E anche quelle che potrebbero accadere, può darsi che non accadano semplicemente per questioni di mercato. Allora, per esempio, un po' di anni fa, io ricordo, c'era la guerra, cioè faccio un po', me lo ricordo ancora, tra Betamax e VHS. Sapete dove sono? Bellissimo. Era lo standard dei videocassette, vi ricordate le videocassette? Avete viste ancora le videocassette, ecco, bellissimo. E, tra Betamax e VHS, Betamax era una tecnologia più efficiente, meno costosa, più qualitativa, prodotta da un signore che nel business specifico dei televisori aveva delle quote di mercato assai importanti, Sony, eppure ha fallito rispetto a un'alternativa che all'epoca era più costosa, per una questione di packaging, meno qualitativa, meno diffusa, eccetera. Perché? Cioè non è detto che le cose, che semplicemente per una tecnologia sia meglio, un prodotto sia meglio, vince, anzi, generalmente non è così. Perché è successo? E sul VHS ha cominciato a vendere i film porno. Mentre le regole della Sony sul Betamax vietavano la commercializzazione, cioè Philips, appunto, spingiamo la produzione di porno. Il VHS ha battuto. Ora, cioè, c'è stato un fatto culturale alla base, no? Una cultura olandese rispetto a quella giapponese, fatemi dire. Quindi, fare previsioni è molto difficile, specie per il futuro, perché a prescindere dalla tecnologia, che è facilmente predicibile, come poi questa si dispiega, come questa si sviluppa, è totalmente impredicibile. Cioè, l'iPod non è stato il primo riproduttore di musica portatile, però è stato quello che ha spaccato. Perché? Perché ha fatto una roba semplice. Cioè, ci sono tanti altri fattori regolamentari, di interfaccia utente. Gli aspetti regolamentari ne avete già parlato in qualche lezione, delle questioni delle leggi che governano l'informatica. Ok, io spero che alla fine di oggi capirete quanto è importante lavorarsi in legge. Ci sono tanti altri fattori che determinano come si sviluppano le cose, quindi a prescindere noi possiamo essere bravissimi a fare tutte le previsioni, poi salta fuori il cigno nero, l'elemento imprevedibile, e tutte le nostre previsioni se ne vanno a carte 48. Una delle difficoltà che abbiamo quando dobbiamo pensare al futuro è che l'uomo tende a pensare, guardando al passato, in modo lineare, sulla base delle cose che ricorda, neanche delle cose, neanche di osservazioni scientifiche. No, prendete. Non, cioè tutte quelle cose sono notizie che non lo erano, adesso non voglio citare nessuna in particolare, però insomma, allora, gli incidenti, le morti della strada. Qual è la prima causa di morte, di incidente stradale? No, però sono quelle che vengono sempre raccontate. No, l'alta velocità e la telecom. In realtà la prima causa è non rispetto ai segnali stradali, e la prima causa di morte sono gli incidenti laterali, cioè all'incrocio.
Però uno tende ad accumulare un po' di nozioni e fare delle previsioni sulla base di cose che sono sbagliate, che sono false, e ragionare in termini lineari. Ma questo perché l'uomo è sempre stato lineare e perché i tempi sono sempre stati estremamente lenti delle trasformazioni. Questa slide qua è un due pezzo forte. Se io chiedessi, comincio sempre così, se io chiedessi a ciascuno di voi di scrivermi un trattato sui pomodori, chiunque di voi ci pensa un attimo e scrive 1000 pagine. Perché comincia a dire, l'uomo che è sceso dagli alberi ha cominciato a coltivare. Ha cominciato a coltivare, nati i magazzini, diventato stanziale, l'organizzazione sociale, la famiglia, la difesa, la proprietà privata, l'accumulo, il commercio, gli scambi, la terra, i fertilizzanti, l'industria chimica, i trattori. Cioè, quando io vi racconto tutte queste robe qua, voi avete nella vostra testa, pur avendo 20 anni, tutte queste informazioni ce le avete, perché comunque sono 10.000 anni che l'uomo è diventato stabile dalla nascita dell'agricoltura e tutte queste cose sono cablate all'interno di noi e noi sappiamo benissimo, e qualunque dei nostri interlocutori, e parlo di istituzioni, politica, tutto quello che volete, no? Cioè, ma anche dirigenti, aziende, eccetera, tutto il mondo fisico tradizionale ce l'ha ben chiaro e tutte queste relazioni, anche se non le ha esplicite, le conosce. Cioè, ci sono dei concetti che sono talmente radicati in noi come cultura, come cosa, che sono ovvi e sono nati 10.000 anni, a partire da 10.000 anni fa. Ora, le trasformazioni, tanto per il titolo del corso, della rivoluzione digitale, ci incasinano. Vabbè, ce n'è uno solo, giusto? Qual è? Verde, verde in basso a sinistra. Giusto, no. Però, no, perché? Perché fa cambiare significato alle parole. La digitalizzazione fa cambiare significato alle parole. Non abbiamo neanche più le parole per esprimere certi concetti. Scusa? No, mi sembra avessi fatto una domanda. Non abbiamo neanche le parole per esprimere certi concetti. Ora, la proprietà privata, è chiaro a tutti di che cosa sto parlando? È chiaro a tutti di cosa sto parlando? La proprietà privata. A me non è chiaro per niente, perché la proprietà privata è un concetto che è squisitamente legato alla proprietà, non squisitamente, ma fortemente connotato e legato al mondo fisico. Nel passaggio al digitale non esiste più la proprietà. E adesso entriamo un po' nel dettaglio. Questione di ingredienti, questione di regole. Cioè, io non voglio darvi una visione del futuro, vi voglio dare degli ingredienti per cercare di aiutarvi ad interpretare certe cose, leggere in un modo critico e con curiosità. Ne ho aggiunto un'altra. Questa qui è una slide che ho cominciato a fare nel 2002. Adesso comincia a essere corretto. Ho cominciato a fare nel 2002, è stata una presentazione che ho fatto in Bocconi. In realtà questo era un set di slide e poi alla fine ho cominciato a riassumere. Questo è, se volete, il singolo concetto che vi dovete portare via alla fine del discorso, è questo, perché questo è la radice del cambiamento. Cioè, noi abbiamo vissuto per 10.000 anni in un mondo che è fatto così, dove produrre costa, e costa tanto. Cioè, se io devo fare i pomodori, costa. Se devo fare i frigoriferi, costa. Mi rendo tante battute, però sono registrato e meglio non le faccio. Riprodurre altrettanto costa. Cioè, una volta che ho fatto il primo frigorifero mi è costato una cifra, fare il secondo mi costa una cifra inferiore, ma mi costa sempre. Gli automobili, archiviare, immagazzinare, stoccare ha un costo, trasferire ha un costo, devo mettere la nave, il container, gli aerei, tutta la logistica ha un costo, trasferire richiede tempo. Cioè, se io
ho bisogno di una cosa qui adesso, e questa cosa qui adesso non c'è, ma sta in Spagna, posso piangermi in sanscrito, ma ci mette almeno 2 giorni. Manipolare. È vero che ci sono dei robot che mi consentono di fare delle cose più o meno in modo automatico nelle fabbriche, intervenire, e per carità, però di fatto il governo del processo, della produzione dei beni fisici, comunque la manipolazione ha sempre una forte componente umana, soprattutto sulle cose meno standard. Qui c'è già una conseguenza banale, che le cose meno standard hanno una grossa componente di attività umana e le cose più standard meno. Vuol dire che tendenzialmente i prezzi di queste si diminuiscono e proporzionalmente i prezzi di queste aumentano. Vuol dire che se tu sei sfigato, sei nato al di fuori della gaussiana, dove c'hai un braccio più corto dell'altro, una difficoltà di un certo tipo e non ti va bene la roba di massa, la cosa peggiore. Manipolare. Poi c'è un altro fatto, e pensate a tutto il tema dell'organizzazione sociale, no? Che era il manifesto, quello 8 ore per lavorare, 8 ore per divertirsi, 8 ore per dormire, chi era? Non era Utopia? No, era un pensatore del fine del 1800. Vabbè, comunque mi sembra, allora. C'era il manifesto appeso dove ci siamo visti a Roma con Rotta. All'ingresso lì, l'ho scoperto lì, non lo conosco. Comunque, il lavoro, bene o male, quando il lavoro è fatto dagli uomini, e nel mondo fisico il lavoro quasi sempre è fatto dagli uomini, cioè a parte grandi porzioni di massa, eccetera, però sono code, le persone mediamente hanno un orario lavorativo, certo 9-18 qui da noi, in altri posti non è così, e dal lunedì al venerdì, insomma, sabato e la domenica più o meno te lo passi con la famiglia, in altri posti non è così. Però c'è tutto il tema della conquista dei diritti sociali dietro a questa cosa, no? L'organizzazione del lavoro, compagnia cantante. Allora, fermiamoci qua per un attimo perché poi diventa un po' più complicato. Questo nel mondo fisico. Nel mondo immateriale, e scusatemi, è immateriale, non è virtuale. Virtuale vuol dire che è in potenza, no? Dal dizionario. Immateriale vuol dire semplicemente che non è fatto di atomi. Nel mondo immateriale, poi capisco che ci sono, possono essere tutti dei discorsi filosofici su che cos'è la realtà, cosa non è, però produrre ha un costo tipicamente più basso rispetto a produrre nel mondo fisico. Riprodurre ha un costo marginale, cioè il costo incrementale per fare la coppia di tutto, che praticamente è nullo. E questo è significativo, cioè le prime due righe descrivono la crisi dell'industria discografica, dove produrre costava tanto e riprodurre costava tanto finché sta roba stava attaccata su un supporto fisico, nel momento in cui lo tolgo dal supporto fisico non è colpa di nessuno, sono proprio le caratteristiche del digitale. Produrre costa meno, si allarga il bacino, e allora per reazione gli altri cercano di chiudere, e riprodurre non costa praticamente niente. E allora tutto il sistema commerciale basato su quelle altre caratteristiche è messo a dura prova. Archiviare non costa più nulla, ha un costo marginale sostanzialmente nullo. Vabbè, questo risulta evidente a tutti voi, no? Cioè la gara. Io ti do 5 GB, te ne do 25. Trasferire ha un costo marginale nullo. Ogni epoca si caratterizza dalla risorsa che spreca. Noi non siamo ancora nella risorsa, nell'era della banda. Ci arriveremo nell'era della banda quando ci saranno le connessioni in fibra. Ma il concetto è che mentre trasferire un oggetto fisico comunque ha un costo unitario associato all'oggetto, trasferire un oggetto immateriale non ha un costo, e se non ha un costo, di fatto gli intermediari logistici possono essere tagliati fuori, la distribuzione posso tagliarla fuori.
vi parlo dopo di Ryanair, ricordatemi Ryanair. Trasferire non richiede tempo. Cioè, qualcuno di voi legge una falda? No, se avete leggere una falda. C'è una vignetta di Mafalda, parlo solo a lui allora, c'è una vignetta di Mafalda in cui Mafalda dice a Felipe: ti immagini come sarebbe se tutto il mondo fosse qui adesso? E allora Felipe nella vignetta successiva si immagina con i Beatles, Nixon, eccetera, tutte queste cose qua, e la vignetta successiva è spossato a terra, svenuto. No. Adesso, al di là della battuta, effettivamente la quantità di informazione a cui noi abbiamo accesso, cioè l'informazione è disponibile sempre, dovunque, qui, dove sono io. Questo è un cambio epocale rispetto a prima. Per voi è ovvio, ma il fatto che trasferire non costi e non richieda tempo vuol dire che tutte quelle attività che sono basate sul processing dei dati, sul trattamento dei dati, possono finire in qualunque punto del pianeta. No, non so se vi è chiaro, io ho fatto un call center fine anni 90 in Romania. In Romania finalmente era arrivato internet decente, nel 1989 quella cosa, nel 2000 è arrivata la prima fibra, nel 2000 RDS Net. Questi, io sono andato in Romania, sono andato a parlare con loro, loro hanno preso una fibra, l'hanno portata fino a Milano, perché c'erano tante aziende italiane che stavano delocalizzando in Romania. Perché delocalizzarono in Romania? Perché tutto sommato era vicino, no? Perché trasferire il tempo, eccetera. E io ho preso dei ragazzi là che parlavano italiano, che studiavano italiano, e li ho messi a fare l'attività di supporto tecnico. Perché? Perché avevano la possibilità di accedere ai contratti e ai dati. Cioè, mentre nel mondo fisico il contratto, il documento è questo, pensate al biglietto aereo, una volta il biglietto aereo era un biglietto aereo di carta che veniva emesso per la Lufthansa a Francoforte, punzonato, spedito con corrieri sicuri, eccetera, perché quello era il documento. Quando il documento non esiste più, ma esiste solamente il dato a cui il documento fa riferimento, quello lo tratti dovunque vuoi. E lo tratti anche in Romania, e quindi fai fare il supporto tecnico là. Però questo è inevitabile. È inevitabile. Allora, la globalizzazione, cioè non è che c'è un rapporto causa-effetto, è una rete di fatti che accadono dove tutto si tiene. Certo è che la digitalizzazione è un acceleratore della globalizzazione. Internet è un abilitatore della globalizzazione, perché gli consente di trasferire informazioni a costo marginale nullo, in tempo nullo, archiviare non costa niente, eccetera. Sulla manipolazione, ovviamente c'è anche un altro problema, no? Perché se trasferire non costa niente, e trasferire non richiede tempo, allora il luogo dove si concentra tutta la pirateria del mondo è quel luogo connesso dove c'è il quadro regolamentare più tollerante. No, non so, tutti andavano in Olanda a comprare la droga, no, si dice, e tutti vanno in Russia a prendere la roba piratata, perché là sono più tolleranti. C'è un problema, cioè il fatto della globalizzazione delle opportunità, dei problemi e dei fenomeni è insito nel fatto che passiamo dal materiale all'immateriale, e questo è frutto della digitalizzazione. Poi, una volta che io tratto informazione, la posso lavorare in automatico, e qui in modo sempre migliore. Chi di voi ha Android? Chi di voi ha iPhone? La minoranza. Su Android c'è il riconoscimento della voce in italiano, no? Quella cosa lì era impensabile fino a 3 anni fa. Cioè, 3 anni fa, il fatto di avere la conversione speech to text fatta da un handset era impensabile. Ma la digitalizzazione ha lavorato a suo favore, tra l'altro tutti i comportamenti sono esponenziali, come vedremo tra poco. C'era una startup
che non mi ricordo più come si chiamava, tu però te la ricordi, forse te lo ricordi, per cui non sostituiva la sua segreteria telefonica con questo numero, quelli ricevevano la telefonata e avevano batterie di persone che ascoltavano le registrazioni delle telefonate, trascrivevano e poi ti mandavano una mail. Sacco la usa ancora. Ovviamente questa roba qui non ha più senso, no? E c'è chiaro che non ha più senso. Tanta attività, quando si tratta di manipolazione di simboli, di parte di materiale, viene fatta da calcolatori, i quali hanno il vantaggio, o lo svantaggio, di lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. E il fatto di lavorare 24 ore al giorno in definitiva vuol dire che li telefonano anche alle 3 di notte. E che il fatto che il mondo è più piccolo vuol dire che farete i vostri meeting tra le 4 e le 5 di notte al telefono o in videoconferenza. Cioè, tutto questo cambiamento che sta accadendo è tutto determinato dalla digitalizzazione. Entriamo nel merito della parte un po' più ostica. Rivalità ed escludibilità. Un bene si dice rivale. Ci siete fin qua? Sono troppo astuso? Troppo studio. No. Un bene si dice rivale quando o ce l'ho io o ce l'ho lui. Chiaramente questa è una caratteristica del mondo fisico, una roba è rivale nel mondo fisico. Nel mondo immateriale, nel digitale, si cerca di riprodurre la rivalità, ma nella guerra tra spada, tra lancia e scudo vince sempre la lancia, storicamente. Cioè, abbiamo centinaia di migliaia di anni di storia su questo. Quindi c'è qualcuno che cerca di andare a chiudere, a blindare delle cose per fare in modo che un file o ce l'ho io o ce l'hai tu. Di fatto, sull'informazione, visto che archiviare, trasferire, eccetera, non costa nulla, i beni non sono rivali, i beni digitali non sono rivali, non c'è santo né madonna, non esiste possibilità che io vi tolga dalla testa quello che, tutto quello che vi ho appena detto. Siamo nel mondo immateriale e le cose adesso ce le avete anche voi. Qui c'è la famosa citazione del presidente americano, no? Che dice, quello la sanno? Dice, colui che, adesso la frase è molto aulica, no? Colui che accende una candela alla mia, se io una candela accesa, uno arriva a accendere la candela, questo è il concetto, poi abbiamo tutti e due la luce, ma lui non diminuisce la mia. No, questo chiaramente è simbolico e nel mondo immateriale è così. Adesso vi ho detto delle cose, adesso le sappiamo tutti, nel mondo fisico non è così, i beni nel mondo fisico sono rivali. Prima avevo chiesto cos'è la proprietà, è chiaro a tutti che cos'è la proprietà privata? Cos'è la proprietà? Esiste la proprietà nel mondo immateriale? Come faccio a dire che esiste la proprietà nel mondo immateriale? Cos'è la proprietà nel mondo immateriale? Escludibilità vuol dire che arriva un poliziotto e lo toglie a me e a te e non ce l'abbiamo più nel libro di te. Nel mondo fisico è ovvio. Escludibilità è il DASPO, per cui tu devi essere in un certo posto a firmare e quindi non puoi andare allo stadio. Il DASPO è il provvedimento che si fa contro quelli che vengono allo stadio e che ti dicono non puoi più andare alle partite, durante le partite devi venire a questura a firmare. Questa è una forma di escludibilità, perché tu sei materiale, sei in un posto o sei in un altro. Non puoi essere contemporaneamente da più parti. Nel mondo fisico è così, nel mondo immateriale i beni materiali non sono escludibili. Sì, in qualche modo posso fare delle cose per rendere in un dato momento il costo della non escludibilità elevato rispetto alla tecnologia del momento, ma alla fine, dato di fondo, è che in buona sostanza i beni materiali non sono escludibili. Non sono né rivali né escludibili. Ah, eccolo lì sotto, c'è il quote. Guarda, Jefferson. Non me lo ricordavo. Quello che he who receives an idea from me receives instruction himself without lesson in mind.
As he who lights his taper and mine receives light without darkening me. Un po' alto. Ok, ritorni in Pantera Malthus del 1800. Malthus era questo signore che diceva nel 1800 che alla fine siamo fottuti perché la popolazione continua a aumentare, le risorse sono scarse e quindi alla fine ci saranno dei problemi. 1800, vai. Scusi, sulla solubilità però. Dimmi. Cioè, anche degli immateriali sono scondibili, non c'è. Come fai? Taglio la connessione internet o che ne so. Buon punto, te lo ricordi dopo? Sì. Taglio la connessione internet per cercare di escluderti. Posso segnarlo qua o? Segna. È brutto, cioè. È chiaro, questa. Taglio la connessione internet, cioè. Sì. 20 anni di dibattito europeo concentrati. Ok, se vuole scrivere Ryanair. Anche Ryanair, però. Sì, ma Ryanair forse c'è una slide, adesso non ricordo. Ok. Veniamo all'ultimo, la vittoria crescenti e decrescenti, no? Quando Malthus dice, vabbè, tu devi coltivare la terra prima coltivi quella più fertile, perché non è che sei un cretino, quindi prima coltivi la terra più fertile, perché ha più ritorno, dove è più facile lavorare, e poi via via, man mano che la popolazione aumenta, vai a coltivare la terra meno fertile. Quindi di fatto alla fine, per generare un'unità di output in più, hai bisogno di molto più sforzo rispetto alla prima unità di output. Altrimenti detta, legge dei ritorni decrescenti. Legge dei ritorni decrescenti vuol dire che man mano che passa il tempo, per produrre un'unità di output in più hai bisogno di più input rispetto a quello che avevi bisogno all'inizio. No? Quindi la produttività è una curva che fa così. Ok? Ci siamo come concetto? E questo è vero nel mondo fisico. Il costo di acquisizione di un cliente aumenta. Cioè, se io vendo profumi, una volta che ho raggiunto tutti quelli che si strappano i capelli per avere il profumo, convincere uno che non è deciso è sempre più complicato, devo investire di più per andare a prendermi un cliente. Quello che proprio non gliene può fregare di meno, devo veramente o guadagnarci molto poco o investire tanto per andare a prendere quel cliente. Cioè la produttività nel mondo fisico tende a decrescere, la produttività marginale. Ma nel mondo immateriale, se io convinco il 50% più uno di voi che Word è il tool giusto per fare word processing, il mio costo di acquisizione del 51esima persona è più basso, perché ce l'hanno tutti. Oppure, se io adesso faccio partire un bellissimo social network iperfigo e voi avete la possibilità di andare sul mio social network iperfigo o su Facebook, dove andate? Su Facebook, perché? Perché ci sono tutti gli altri. Il costo di acquisizione di Facebook diminuisce con l'aumentare della sua popolazione e quindi questo ha un altro effetto, che è esattamente l'opposto, che all'inizio devo investire tanto in acquisizione e poi i ritorni sono crescenti. Questo, allora, mentre Malthus è un signore che stava lì nel 1800, questa cosa qui, la legge dei ritorni crescenti e la dipendenza dei percorsi dell'economia, è un saggio di uno che si chiama Brian Arthur, che è stato fatto nel 1994. Vi ricordate prima che dicevo, 10.000 anni di storia dell'agricoltura, di esperienze che abbiamo, di queste cose qua. Abbiamo veramente pochi anni, 10-15 anni di esperienza nel mondo immateriale. Nel mondo immateriale i ritorni sono crescenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha più budget di marketing all'inizio vince. Pensate un po' anche alla videocassetta, eccetera. Anche quello, in definitiva, era uno strumento di trattamento dell'informazione e in qualche modo godeva di ritorni crescenti.
Però per 10.000 anni noi siamo andati avanti a pensare, o quantomeno per 200 da quando è stato teorizzato, noi siamo andati avanti a pensare che i ritorni fossero necessariamente decrescenti. Poi arriviamo nel mondo dell'informazione e proprio per il fatto che produrre, riprodurre, archiviare, eccetera, questo ha ritorni crescenti, il che vuol dire la vostra idea non è così importante quanto i quattrini di marketing che avete a disposizione. Sad but true. C'è un'altra cosa che manca a questa slide, ed è che il mondo fisico è tipicamente disconnesso e il mondo immateriale, parlo digitale in questo caso, specificatamente, invece è connesso. Cosa vuol dire? La pubblicità in televisione. Qual è l'effetto della pubblicità in televisione? Uno spende 50.000 euro per fare due passaggi in televisione, in prime time più o meno, e che ritorni ne ha. È un mondo disconnesso. Sui giornali tu fai la pubblicità, compri una pagina, sì, poi puoi andare a fare delle indagini a campione a cercare di capire quanto la gente ti ha visto e sulla base di quello fare delle inferenze, delle stime. Da quell'altra parte tu hai uno strumento, e qui parliamo proprio esclusivamente di digitale, che invece è connesso. Per cui dietro ad ogni azione misuri la reazione. Il fatto di avere la misurabilità rispetto al fatto di non averla ti cambia il mondo. Ti cambia il mondo perché, tanto per restare nel caso della pubblicità, nel primo caso il cliente compra la pubblicità perché fa un atto di fede, non ha un meccanismo di misurazione accurato e il costo a cui la compra è legato ai costi di produzione di quel mezzo, cioè fare il giornale mi costa 100, devo coprirlo con 10 pubblicità, ogni pubblicità la devo vendere a 10. Nel secondo caso, dove ho una correlazione diretta con i miei ricavi, io compro pubblicità esattamente nella misura in cui sono interessato a generare ricavi per me, non a coprire i costi di chi mi ospita la pubblicità. Vai. Ti sei perso. Allora, è un po' complicata questa. Se tu devi fare la pubblicità sul giornale, vai da uno e ti dice: quanto mi costa la pagina? 10.000 euro. Tu dici, vabbè, quel giornale lì mi serve, io ti dico, abbiamo 1.000.000 di lettori, tu puoi solo fare atto di fede, misurato statisticamente, e tu dici, la mia gente, i miei colleghi leggono la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, leggono Tutto Sport, per cui io con questo qui raggiungo 1.000.000 di persone che leggono Tutto Sport, 500.000 persone che leggono Tutto Sport, 10.000 euro mi costa almeno. Ma stai facendo atti di fede. E il costo a cui ti vendono la pubblicità, quello che te la vende a quel prezzo perché quelli sono i costi che gli servono per ripagarsi la tua relazione al giornale. Ok. Dopo dall'altra parte, e tu hai la possibilità di fare una pubblicità e misurare istantaneamente il ritorno. Supponi che tu volevi vendere le magliette contraffatte della Juve. No. Nel primo, adesso non va tutto ovviamente, nel primo caso di fare un atto di fede, nel secondo caso vedi esattamente quanto ti costa acquisire quel cliente e se quello ti è sufficiente a coprire il margine, cioè se il margine è sufficiente a coprire quel costo. Quindi nel primo caso tu hai una pubblicità, nel primo caso hai una pubblicità che il cui costo è governato dalla produzione, dal costo di produzione, nel secondo invece è legato dai ricavi. E questo fa un mare di differenza. Perché questo vuol dire che l'investitore pubblicitario necessariamente andrà verso, per un certo tipo di comunicazione continuerà a stare sul mezzo disconnesso, brand tipicamente, ma per temi commerciali favorirà il mezzo connesso dove ha una misurabilità immediata. Cioè il fatto che una cosa sia connessa o non connessa mi cambia radicalmente la possibilità di uso di anche la crisi dei giornali. Sì, però una grande quantità di budget da investire inizialmente. Ecco, propongo il mio prodotto, lo investo, se ho una grande quantità di budget, ipotizziamo che magari il mio prodotto può essere anche valido.
e quindi vado a investire in pubblicità su un giornale molto conosciuto. La curva non va ad essere esattamente come quella in materiale, cioè certo. Ho un grande budget iniziale e certo. Però se tu c'hai quei soldi lì, se tu hai quei soldi lì, ti conviene andare a investirli. Allora, per branding, dove tu ti devi associare a un certo, devi associare la tua idea di prodotto, di immagine a un certo tipo di organizzazione, cioè diverso è se fai la pubblicità su Playboy o se la fai sul Financial Times, no? Quindi a seconda del tipo dove ti vuoi associare, per fare branding va benissimo qualunque cosa. Se vuoi fare operazioni commerciali di vendita, ti conviene farlo dove hai uno strumento di misurazione diretta dell'output. Sì. E questo c'era solo con digitale, che prima non c'era. Quindi tutto il mondo commerciale cambia per effetto di questa cosa che è internet, di fatto. Vi dicevo prima, la proprietà. Visto che i beni digitali, i beni materiali non sono rivali inescludibili, il concetto di proprietà viene meno. Perché era capite, l'aspetto materiale dell'oggetto era un bel impacchettamento di diritti, già bello che è fatto. Questo qui, o ce l'ho io o ce l'hai tu. Arriva lui e se lo prende, e quindi io costruisco tutto un sistema di cuore per cui se tu lo prendi, allora io vengo, te lo tolgo e lo ridò al legittimo proprietario. Ma se io ti rubo dell'informazione, cosa faccio? Come faccio a togliertela? E ridarla al legittimo proprietario? Che significato ha? Allora, di fatto, mentre il concetto di proprietà è un concetto molto semplice apparentemente, che è un pacchetto di cose, quando entri nel mondo immateriale, nel mondo digitale, questo pacchetto in qualche modo bisogna andare a guardarci dentro, no? Non è sufficiente parlare di atomi, bisogna andare a guardare le strutture che vengono dietro, eccetera. E che cosa sono? Sono i diritti, le facoltà, tu hai il diritto di fare questa facoltà, i doveri, tu hai l'obbligo di fare questa cosa, cioè ci sono tutta una serie di... Quindi la proprietà non viene sostituita dalle licenze, e qui arriviamo, cioè, la proprietà viene il concetto di proprietà banale nel mondo fisico, il mondo materiale viene sostituito dalle licenze d'uso che stabiliscono vincoli, limiti, diritti, facoltà in capo in teoria a una parte e all'altra, dico in teoria perché spesso non accade. Allora, i Creative Commons, avete mai sentito parlare qua? Se non si può credere. I Creative Commons sono un'intuizione geniale che capisce che la proprietà, forse l'ha razionalizzata dopo il fatto, però che la proprietà come unico concetto, come pacchetto, non c'è più nel mondo immateriale e che bisogna articolare su dei diritti e cerca di standardizzare alcuni diritti. Tutta la parte complicata è finita. Quindi state sereni. Allora, altra questione. Questa è di prospettiva. Nel 2001 il numero di collegamenti a banda larga al mondo erano 2,5 milioni. Nel 2001, ci stai parlando di 10 anni fa, sostanzialmente, second quarter 2001, 10 anni e mezzo fa. Il numero di collegamenti a banda larga nel mondo erano 2,5 milioni, più o meno come quelli che ci sono adesso in provincia di Torino, tra cellulari, linee DSL, eccetera. Ok, nel mondo. L'iPod è nato nel 2001. È vero che esistevano anche prima, ma il fenomeno di massa è nato nel 2001. Cioè le trasformazioni a cui... Vabbè, insomma, e poi via via, no? Adesso non voglio starvi a tediare e su quello che invece poi è successo. La velocità a cui accadono i fenomeni è altissima. La rivoluzione industriale ci ha messo generazioni. La rivoluzione digitale ci mette meno di una generazione a dispiegare i suoi effetti. Ve lo dico in un modo forse un po' più chiaro. La società aveva il tempo di assimilare le trasformazioni.
Oggi le trasformazioni avvengono a una velocità che la società non riesce ad assimilare. Per cui voi siete una bestia completamente diversa da me, anche se io cerco di restare aggrappato al passato, cioè alla mia gioventù. Siete una bestia completamente diversa da me, dai miei genitori, dalle suocere. Viviamo in ere completamente diverse, no? Qui c'è la famosa massima di Gibson: il futuro è già qui, non è distribuito in modo uniforme. Il futuro è già qui, ma solo che non è distribuito in modo uniforme. Tante cose che voi date per scontate, cioè tutte le cose di cui vi ho parlato adesso, se io andassi a replicarle in certi consessi mi prenderebbero per eretico, mi brucierebbero sul luogo. Semplicemente perché c'è un mondo che tutta questa roba la ignora. Ed è il mondo che viene immediatamente prima di noi. Perché Brian Arthur ha scritto quella roba nel 94, perché l'iPod e la DSL sono nati nel 2001. Ok, e tutti quelli che hanno acquisito la loro posizione, potere, influenza, eccetera, prima del 2001, sono rimasti completamente, che non hanno vissuto questa, sono rimasti completamente esclusi. Cioè c'è uno sfilacciamento della società legato da che cosa? Dal fatto che i tempi sono veloci. E perché i tempi sono veloci? Perché le dinamiche dell'informazione sono esponenziali. Voi siete ingegneri, no? Allora, che cosa vuol dire lineare esponenziale? Vi è chiaro? A qualcuno non è chiaro? Non è giusto là che si stira a casa, sta alzando la mano, ho butto fuori la finestra. Scala logaritmica, prezzo del transistor, bit per dollaro. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che avremo sempre più computing power. Cosa vuol dire che avremo sempre più computing power? Che finisce nelle tasche. E quando finisce nelle tasche significa che il controllo centralizzato è finito, a meno della disconnessione. Cosa vuol dire che il numero di bit per millimetro quadrato continua ad aumentare di storage? Cioè io, allora, prendete il catalogo di Sky. Il catalogo di Sky in un dato momento, se voi prendete il catalogo di Sky in questo mese, probabilmente il 95-97% dei film che ci sono lì dentro sono robe che sono state prodotte fino al 2011. Ok? Prima del 2011. Dal 2011 e prima. Siamo d'accordo? Cioè fine del 2011, 2010, 2009 e così via. Io posso pensare che tra poco tutta la produzione cinematografica ci sta su una roba della dimensione di un'unghia che posso vendere in un'edicola, e quindi, cioè, questo naturalmente è qualcosa sul modello di business di Sky, qualche impatto ce l'ha, no? È chiaro, perché ho un canale di distribuzione alternativo a basso costo, eccetera. E allora che cosa fa Sky? Cosa fanno i produttori televisivi? Non è che sono dei cretini, sono più come vengono al naso. Da una parte fanno tutti i prodotti freschi, cioè roba usa e getta, talk show, Amici, tutta roba che dura un giorno, o tutta roba che dura al massimo qualche mese, no? E tutte le fiction e compagnia cantante. Però è chiaro che c'è un problema. Poi sul cinema si potrebbe discutere tantissimo. Questo qua invece è la quantità di, cioè aumenta la densità di bit per millimetro quadrato, aumenta, o bit per dollaro, comunque come lo vogliate misurare, aumenta anche la quantità di bit di archiviazione spediti, distribuiti, cioè la quantità di storage che c'è a disposizione in giro. Pensare al cloud solo in termini di storage non ha senso, perché lo storage è sostanzialmente illimitato e ce lo portiamo dietro. Quindi pensare al cloud in termini di computazione cooperativa, dove entrano tanti, ha molto senso, e anche in termini di sincronizzazione per accessibilità da più parti. È una conseguenza di queste cose qua. Traffico su internet, eccetera. Allora, vi ho dato degli ingredienti di base.
tra poco arriviamo al tema del taglio della connessione. Ryanair. A volte i fenomeni sono controintuitivi. Io ricordo quando ho arrivato il what you see is what you get, cioè il fatto che uno vedeva sul computer le cose come sarebbero state, la gente ha detto, ah, non si stampa più, perché prima di stampare vedi esattamente come viene e stampi solo quando è perfetto. E poi sono arrivate le stampanti laser che collegate al what you see is what you get hanno fatto esattamente l'opposto. Cioè, mentre prima ci mettevamo 4 ore a scrivere una lettera e nella lettera c'erano errori di battitura, eccetera, adesso ce ne mettiamo 8 ed è bellissima. Ed è bellissima. Abbiamo stampato 85 fogli. No, e appena è appena stampi. Certe cose sono controintuitive. Da qui un insegnamento di vita. Lo pensi o lo sai? Cioè, quando vi viene detto qualcosa, detto in un altro termine, siate curiosi, quando vi viene detto qualcosa, lo pensi o lo sai? Perché lo pensi, tutti sono pieni di convinzioni. Lo sai vuol dire che l'hai misurato. Lo pensi perché l'hai letto da qualche parte. Lo sai è perché sei andato a verificare. Lo pensi o lo sai? Siate curiosi. Perché dicevo lo pensi o lo sai? Sul fatto di verificare, per dovrò parlare di Ryanair. Il fatto della controintuitività. Okay. Spesso le cose sono controintuitive e le persone fanno dei ragionamenti assolutamente corretti, assolutamente bellissimi e affascinanti, che ti spiegano perché una certa cosa va in una certa direzione. Sono discorsi bellissimi, perfetti, sbagliati. Sbagliati perché a volte le cose sono correlate negativamente, perché sono controintuitive. Si diceva con internet la gente non si frequenta più, non viaggia più, non si conosce più. Non è che si diceva, si dice. È vero esattamente l'opposto, perché è molto più facile tenere i rapporti sociali. Per cui io, i miei vicini di casa, che erano dei tedeschi, che si sono trasferiti a Lubecca, sono tornati a casa, io una volta ogni 6 mesi, una volta ogni anno vado a trovarli con tutta la famiglia, partiamo con Ryanair da Bergamo e andiamo a Lubecca. Com'è possibile? Però io abito in un paesino, vedete il paesino vicino a Milano, dove hanno costruito una grande strada a 4 corsie che passa dal mio paesino e poi in teoria doveva proseguire e arrivare fino a Malpensa, dall'ovest di Milano. Doveva arrivare fino a Malpensa. Peccato che il traffico era da Malpensa è crollato, per cui la strada è arrivata fino al mio paesino, quindi figata, perché c'è 4 corsie per entrare in città. E poi continua 2 corsie perché non la costruiranno mai. E perché il traffico aereo pensa crollato? Perché è cambiata la natura del trasporto aereo e si sono divisi in 2 livelli, molto netti. Lunga distanza intercontinentale che gravita intorno a grandi hub e poi il cosiddetto point to point. Cioè nel primo caso fai multiple destinazioni, quindi c'è il problema del trasporto dei bagagli, eccetera. Nell'altro caso c'è una fetta invece che è solo point to point, dove non hai il problema dei bagagli, dell'handling dei bagagli, dove non hai il problema dei voli di corrispondenza e così via. Però chiaramente questa cosa si è sviluppata dove? Sui aeroporti secondari. Ma come faccio a svilupparmi sui aeroporti secondari? Devo avere tutta la gestione della logistica, dagli autobus, ai fornitori, eccetera, disponibili ad attivarsi, arrivare lì, no? Questa cosa naturalmente vuol dire grande attività di coordinamento, di informazione. E Ryanair com'è che si è permessa di tagliare le tariffe in quel modo così? Beh, standardizzando gli aerei, perché finché restano all'interno della costa della Corsia, cioè i costi più bassi, standardizzando gli aerei e usando aeroporti secondari, ma soprattutto tagliando fuori tutti gli intermediari. Allora, io sono cresciuto in Sud America e non vi parlo di un'era fa. Negli anni 80, che capisco che potrebbe pagare tanto, però non, veramente non è un'era fa, è una generazione fa. Negli anni 80 i biglietti aerei, il prezzo dei biglietti aerei veniva stabilito almeno un anno d'anticipo e veniva stampato in libroni grossi così che venivano distribuiti alle agenzie. Per cui se tu volevi sapere quanto costava andare
da Timbuktu a New Delhi, prendevi il librone e andavi a vedere la tariffa, e c'erano tutte le tariffe per i vari periodi di tempo e le varie compagnie che avevano quella tariffa. Il biglietto, vi dicevo prima, che tu compravi, perché li prenotavi anche con 6 mesi di anticipo, veniva prodotto dall'Italia, stampato a Roma, punzonato e spedito in Colombia, dove stavo io, all'agenzia dell'Alitalia locale, che aveva una cassaforte dove filavano tutti questi biglietti punzonati, e poi c'era tutta l'organizzazione logistica dell'agenzia che andavano e procuravano il biglietto di cartaceo che poi te lo portavano. Ora immaginate che tutta quella roba lì sparisce. Come fa a sparire? Per sparire devo avere la possibilità di far girare l'informazione, cioè senza internet non ci sarebbe Ryanair. Low cost o simili, con altissima standardizzazione su brevi tratti, shuttle, eccetera, ancora, perché di nuovo togli la rete di commerciale e fai, tant'è che la prima linea aerea low cost è stata Southwest, che era concentrata in Texas, per cui di fatto non avevano il problema di molte destinazioni, molti luoghi del mondo, eccetera, si limitavano a 3 aeroporti, e in quei 3 aeroporti di fatto tu andavi lì e compravi il biglietto lì. L'Italia ti ha dato il range e quindi ha espanso la possibilità. Cioè, le linee a low cost sono un figlio di internet, un figlio della digitalizzazione. Hanno cambiato il traffico aereo e il risultato netto è che io entro in città a Milano in 25 minuti grazie al fatto che l'autostrada non la fanno più. Però noi stiamo per investire 6,5 miliardi di euro nell'aumento delle piste di Fiumicino. Ok, controllo. E veniamo un po' al tema del copyright, da cui poi zoomo un po' al tema della neutralità della rete. Stefano, hai 10 minuti per contare. 10 minuti? Sono 5:20. Io. A meno che tutti volontariamente non vogliono stare qua oltre. Allora, cerchiamo di vedere veloce. Blocco dei contenuti. Allora, come faccio a proteggere il copyright? Blocco dei contenuti. Blocco dei contenuti può avvenire per diverse ragioni. Per protezione, perché gli utenti vogliono, voglio aiutare gli utenti a evitare materiali che non vogliono ricevere, cioè l'utente collaborativo, non voglio avere troll. Ok? Per compliance, devo inibire gli utenti l'accesso a materiali che stanno cercando. E poi ci sono dei casi misti, vabbè, per esempio, distruzione di falsificazione di armi, compagnia cantante o droghe. Casi misti, ragazzi che cercano la coreografia e curiosi vogliono vedere il proibito. Queste sono, diciamo, le 3 famiglie, 2 famiglie come un sottocaso, di ragioni per bloccare l'accesso a contenuti. Come puoi fare? Puoi fare in diversi modi. Filtro lato utente, filtro sulla rete, DNS poison, sistemi ibridi. Allora, filtro lato utente naturalmente funziona nel momento in cui io sono collaborativo, l'antivirus della situazione. Filtro sulla rete di packet inspection, cioè controllo quello che passa sulla rete. Un tentativo per andare a reintrodurre escludibilità nel mondo dell'informazione è quello di mettere dei filtri sulle reti. Nel caso più radicale, tagliarla, escluderla del tutto. Queste cose funzionano, poi lo vediamo. Allora, tutti questi sistemi funzionano rispetto... Io posso organizzare delle demo dove faccio vedere che tutte queste cose funzionano, ma la domanda giusta rispetto alla compliance è: quanto sarà facile aggirare i blocchi obbligatori? Allora, la verità è che per aggirare le varie tecniche di filtraggio, per andare a riprodurre rivalità ed escludibilità sui beni digitali, per cercare di prendere un mondo che segue delle regole diverse e riportarle sulle regole precedenti, cioè sulle regole del mondo fisico intendo, regole di materiale, regole del fisico, in realtà il livello di skill necessario per aggirarli è molto basso. Per cui cosa resta? Resta la AdoP. Vabbè, adesso 10 minuti. Stefano, dillo che cos'è AdoP. Che lavoro cos'è? Di loro che cos'è? Ah, perché non...
La DOPI è questa norma francese che dice che se tu sei, se si ritiene che tu abbia scaricato il materiale protetto da copyright, e già questo è un grosso problema perché ci sono le libere utilizzazioni, perché io ho diritto di fare la parodia di qualcosa, ho diritto di citare qualcosa, cioè ci sono tutta una serie di diritti. La proprietà nel mondo immateriale non è come nel mondo fisico, che è una scatoletta per cui è di qua o di là. Ci sono alcuni diritti, no? Non dicevo per alcuni diritti, sono il diritto di citazione e il diritto di parodia, per esempio. Quindi se qualcuno sta violando i diritti, tutto da vedere, allora gli si manda un avvertimento, si chiede al fornitore di internet, di accesso a internet, chi è quella persona, e gli si manda un avvertimento. Gli mandi uno, gli mandi due volte, la terza volta lo rispondenti. Ed è proprio questo, fatemi dire, il nocciolo della questione. Le regole del mondo fisico e le regole del mondo immateriale sono radicalmente diverse. Le regole del mondo immateriale fanno sì che i fenomeni avvengano a una velocità che è superiore rispetto alla capacità della società di adattarsi e quindi genera forti tensioni. Un tentativo di contrasto è quello di cercare di replicare le regole del mondo fisico, in cui è bene siamo comodi a vivere perché ci abbiamo vissuto per 10.000 anni, sul mondo digitale, dove però gli skill necessari per aggirare queste cose sono molto bassi ed è solo una questione di informazione che gira molto facilmente. Dopo c'è un'altra cosa da dire. Quindi, quello che bisogna capire è che cercare di resistere al futuro è futile e bisogna cambiare il proprio modello di business e bisogna adattarsi. Alcune industrie rischiano di scomparire. Pur non avendone una virgolette colpa, oppure subendo degli effetti di comportamenti virgolette abusivi. Però così è. Così è. Il mondo è sottoposto veramente a un grandissimo cambiamento. Cercare di applicare le regole precedenti al mondo futuro purtroppo lascia il tempo da. Il tentativo più estremo di questa resistenza è questa norma francese che si chiama DOPI. Qui, qui c'è la radice della differenza del punto di vista tra me e il mio amico Mazza della Fini. Enzo dice, Fini è la Federazione Industria Musicale Italiana, Enzo dice, è giusto, quelli sono dei ladri, li devo bastonare e li devo tagliare il collegamento a internet. Dal suo punto di vista c'ha ragione. Lui vive in un mondo che è quello dei cinque, no, poi non è vero, per lui c'è una posizione molto più articolata, però sto molto banalizzando. In qualche modo però questo tipo di prodotti bisogna tutelare. La mia risposta è che quel tipo di prodotti devono cambiare. E che di fatto tra un videogame e un film non c'è una differenza, l'unica differenza è che il videogame si gioca in rete cooperando e quindi non può essere piratato, mentre il film sì. Allora facciamo in fretta a far diventare i film cooperativi e partecipi dalle persone, perché la tecnologia arriva, e in questo modo risolviamo una buona parte dei problemi di quell'industria. Inciso, quell'industria comunque è destinata a cambiare, perché gli attori di sintesi, per effetto delle cose che vi dicevo prima, sono destinati a prendere il sopravvento sugli autori fisici nel giro di poco. No, avete visto come si chiama film con gli uomini lui, Avatar è costato uno spatafionte, il giorno dopo costa uno spatafioncino, poi costa un pochino, un pochone, un pochino, poi alla fine, cioè uno avrà il brand del character e avrà il modello e lo farà e l'industria cinematografica sarà completamente ridefinita, ammesso che esista ancora perché i sistemi di distribuzione con videogiochi a manetta. Aspetta, fammi finire. Dove mi distingo fortemente da questa posizione? Dal fatto che secondo me è riduttivo vedere internet come la vita digitale delle persone come una cosa funzionale al mercato dei media. Internet è molto di più. Cioè, la rappresentazione immateriale di noi stessi siamo noi. Cioè è una dimensione della nostra esistenza. Voi siete voi fisicamente, ma siete anche voi
su Facebook con la vostra rete di amici. Cioè la dimensione immateriale è una dimensione dell'esistenza. Internet poi è un abilitatore di lavoro, di relazioni sociali, non è solamente un coso attraverso il quale... Nel 1900 e rotti, c'ho la citazione sul blog, qualcuno se la può andare a trovare, in Virginia ci fu un articolo sul giornale in cui diceva c'era un dibattito se lo Stato dovesse contribuire all'elettrificazione della Virginia. E la posizione era no, perché l'elettricità non è una necessità, l'elettricità è un lusso, accendere le lampadine non serve a niente, è un vezzo per i ricchi, perché è sufficiente avere le candele. Ecco, un atteggiamento del genere, cioè internet serve per andare a un vezzo, che serve per andare a scaricare la loro pirata, cioè, è assolutamente comprensibile che provenga da un certo tipo di mondo che è cresciuto, si è sviluppato ed è diventato rilevante prima del 2000, chiaramente totalmente in contrasto con quello che viene dopo. C'è una domanda che ci arriva. Sì, riguardo il discorso precedente. Dillo. Il fatto che prima ha detto Avatar, sì, che comunque c'era una protesta che lo streaming e la pirateria avrebbe ridotto i guadagni del cinema, però Avatar ha dimostrato il contrario, invece comunque le persone andavano al cinema per vedere, ha fatto un campione di incassi. Questo non vuol dire che la pirateria non abbia tagliato una fetta dei profitti. Cioè, tutte le affermazioni sui rapporti tra profitti mancati o aumentati per effetto della rete della pirateria sono tutte affermazioni che si pensano. Non c'è nessuno che lo sa. Non esiste una controprova, non esiste un modo di misurarlo. Capisco chi fa cinema che pensa quello, capisco anche chi non fa cinema che pensa l'altro posto. Bisognerebbe misurarlo. È possibile stimarlo sicuramente meglio di quanto fatto. Io una volta ho fatto un intervento a un salone del cinema a Roma, in cui c'era un rispettabilissimo signore che diceva che dalle sue fonti un sesto della pirateria mondiale era fatta in Italia. Il 16% della pirateria mondiale, disse. Io che parlavo dopo di lui e gli ho detto, questa cosa mi riempie di piacere. Perché visto che la gente che parla italiano sono 60 milioni su una popolazione di 4 miliardi, vuol dire che c'è tantissima gente che è interessata ai contenuti in italiano, se la pirateria in Italia è così forte. E quindi abbiamo un mercato pazzesco da andare a prendere. Lui disse il 16%, perché? Perché qualcuno adesso gli disse un sesto, e prese per buona questa roba, naturalmente, ma non hanno neanche gli elementi per capire, cioè, perché il loro punto è, tu mi hai rubato una borsetta. E la cosa invece è molto più complicata di così. Adesso la musica sembra aver trovato un equilibrio. Ma vi ricordate la slide tabellone, no? Produrre costa, produrre degli materiali costa poco. Nella musica è particolarmente vero. È una questione anche di scala. Produrre un film costa un fottio di soldi oggi. Tra 20 anni meno. Produrre un film costa un fottio di soldi. Per cui alla fine i danni fatti all'industria cinematografica potenzialmente sono molto maggiori, perché se io ti brucio il 20% degli incassi, può darsi che effettivamente tu non vai più a pareggio. E lì stiamo parlando di cinema, non stiamo parlando di uno che si è messo con un sintetizzatore a registrare un file, stiamo parlando di macchine di produzione fisiche, perché lì c'è una grossa componente di fisicità, sono estremamente costose. Quindi quei signori saranno particolarmente incattiviti. La mia risposta è cercare di andare avanti il prima possibile. Però tutto questo mercato è un mercato veramente molto difficile, perché poi si basa sulle window. No? Le window sono le finestre di esposizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che una roba prima passa al cinema, poi passa nelle biblioteche, poi finisce in televisione. Biblioteche che non esistono più. E poi finisce online. È un grandissimo incentivo per chi non vuole andare né al cinema né a vedere, per andare a pigliarselo online da qualche altra parte. Ma perché passa prima al cinema? Perché gli investimenti immobiliari nei cinema multisala si basano su proiezioni di cassi e di ricavi che hanno come ipotesi dei mutui, i contratti dai palazzinari per costruire, cioè dagli imprenditori immobiliari per costruire il multisala, sono giustificati da certe assumption, da certe assunzioni di base che se tu le metti in discussione magari non stai in piedi più il mutuo. E se non sta più il mutuo,
cioè che fine fanno? E poi visto che quei soldi lì, o quelle proprietà lì, magari spesso sono poi date in garanzie a banche, vai a rovinare anche il bilancio del mondo molto complesso. E io sono qua per domande, o per questo. Grazie mille. Volevo chiedere, lei all'inizio parlava del successo di un WhatsApp, e volevo chiedere come mai l'HDDVD non ha avuto invece, cioè che lei prima ha detto che il VHS ha battuto la Betamax. Fantastico. Io aggiungo. Perché allora tu lei invece batte l'HDDVD? Perché? Secondo però, chi ha una risposta? Perché il Blu-ray non è riuscito a battere il DVD? No, tutto l'HDDVD. Non ho capito. L'HDDVD. L'HDDVD? Ah no, non lo so, questo non lo so. Non conosco, non sono un esperto di quei formati. No, pensavo perché il Blu-ray non è riuscito a battere il DVD. Sì, questo non lo so. Tra i due standard non lo so. Non conosco i due standard in dettaglio. Però, come disse Bill Gates, il CD è l'ultimo supporto fisico di cui, abbiamo, di cui ci ricorderemo. Quella forma, l'ultimo disco. Altre domande? Prego. Però prima devo chiedere una cosa. Prima devo registrare. Cosa dice sugli effetti della rivoluzione digitale? In che ambito? In generale. Tutto quello che ho detto nell'ora e mezza precedente. Cambia il mondo, lo cambierà una velocità superiore rispetto a quello a cui siamo abituati. Ultima domanda. Io ne prendo una. Si parla tanto di crisi in questo momento. Pensa che la crisi che stiamo vivendo è dovuta anche dagli eventi che sta portando internet in una certa misura. Tu che ingegneria fai? Informatica. La domanda è se la crisi attuale in qualche modo è legata a internet. Io penso che non siamo in una situazione di crisi. Perché di solito il concetto di crisi c'è il fatto che è una roba temporanea dalla quale se ne esce. Io penso che siamo in un cambiamento strutturale che per effetto della digitalizzazione sempre maggiore delle attività produttive accadono tutti quei fenomeni che ho descritto, perché le regole delle formazioni sono diverse, la distribuzione del lavoro, eccetera. La qualcosa riempie di gioia gli indiani, i congolesi, i brasiliani, e fa piangere alcuni, in particolare quelli che sono stati meglio fino adesso. Abbiamo avuto 150 anni, 100 anni, in cui questo pezzo di mondo è emerso rispetto al resto. Adesso si vede. Bene, grazie molto.